Non sono io che scelgo il libro che sceglie me. Ma che significa? Il libro non è vivo, come fa a sceglierti? Noi scegliamo il libro sulla base di altre cose, altre dinamiche, altre motivazioni. Voi perché scegliete il libro? Entrate in libreria e c'è il libro che vi ferma e vi dice prendimi, prendimi? Non credo. Il motivo è diverso. Perché scegliamo il libro e come scegliere il libro che fa per noi? Andiamo a vederlo oggi, parliamone. È abbastanza semplice in realtà, tutti quanti noi iniziamo a leggere, approcciamo alla lettura, ci approcciamo a dei generi e degli autori, quindi abbiamo delle aspettative riguardo ai libri che andiamo a scegliere. Se ho iniziato a leggere fantasy, mi piace il fantasy, voglio sperimentare qualcosa di nuovo, posso farlo, ma un lettore abituato che legge sempre gli stessi libri va in libreria già con le idee chiare. Io che leggo magari fantasy, thriller, io leggo un po' di tutto, però dalla precedenza fantasy e thriller, un po' di più thriller nell'ultimo periodo, ma questo è un discorso soggettivo mio personale che non c'entra nulla, però mettiamo caso io entro in libreria, io che leggo thriller o fantasy vado direttamente al reparto thriller o fantasy perché so che lì posso trovare qualcosa più idoneo a quelle che sono le mie aspettative, perché io mi aspetto qualcosa da un libro di quel genere, il genere che ho amato, quindi entro in libreria. Mi è piaciuto il Signore degli Anelli, per esempio. Dico, ok, leggo qualche altra cosa di fantasy, magari può piacermi. Entro, vado, reparto fantasy, c'è qualche altra cosa, stessa cosa per il thriller. Quindi quando scegliamo un libro lo facciamo non perché il libro ci chiama, perché ci sono delle aspettative che noi abbiamo nei riguardi di un genere che ci è piaciuto. Può deluderci, sì, e spesso da quelle delusioni si cambia genere e si sperimentano altri. A volte si impara a leggere più generi proprio attraverso questo processo. E non è detto che se io leggo un fantasy che non mi piace, poi passi magari al rosa e vicino a quello, magari lo leggo, non mi piace neanche quello, e quindi vado oltre. Così come non è detto che se un fantasy non mi piace e io non legga più fantasy, perché poi è giusto anche dare altre possibilità ai generi letterari e scoprirne di nuovi per essere quanto più aperti possibili e comprendere appieno quello che è il mondo della letteratura. Ed è qualcosa di fondamentale per chi vuole approcciare la scrittura. Però per il cliente che usufruisce del libro e basta. Va bene anche che io sia passato a quei due o tre generi, magari, o anche un genere solo, entro in libreria e voglio quel genere, ma in ogni caso mi muovo per aspettative, perché so di incontrare determinati elementi, perché fantasy magari, un world building particolare, quindi una costruzione di un mondo particolare, originale, e dei personaggi che sappiano usare incantesimi, la spada e scuso. Scudo nel caso di un epic fantasy ambientato in contesto medievale, nel caso dell'urban fantasy, perché poi ci sono davvero tantissime sottocategorie. Quindi io vado e so cosa trovo. Mi piace il thriller, vado in libreria, voglio leggere il thriller e so già cosa aspettarmi. Quindi un caso da risolvere, un'identità da svelare, una trama che sappia coinvolgermi, ritmi sostenuti, l'adrenalina, gli elementi cardine del thriller. Leggo rosa, allora mi aspetto di trovare la storia d'amore, gli intrecci amorosi, relazionali, sociali e tutto quello che ne deriva. Quindi l'aspettativa è questo che ci muove nei quadri di un libro, l'aspettativa che può essere data dal genere letterario e dall'autore, cioè io ho delle aspettative riguardo di un genere che mi è piaciuto o di un autore che mi è piaciuto, cioè in questo caso è ancora più specifico perché un genere letterario che mi piace vado lì al reparto e scelgo un qualsiasi libro che mi attira basandomi ecco su quel genere letterario che mi è piaciuto, ma l'autore, se io amo un autore che scrive fantasy, io non andrò soltanto a ricercare il fantasy all'interno della categoria fantasy, ma nella categoria fantasy cercherò anche quell'autore per ritrovare quello stile. E qui ragazzi si va al discorso stile ed è molto importante perché ogni autore deve dare originalità alla propria opera e quindi approcciare in maniera differente da un altro autore al testo. E i grandi autori si distinguono proprio perché sanno dare voce propria ai libri che scrivono. Si arriverà al punto in cui riusciremo a capire di che autore si tratta soltanto leggendo un libro di riferimento, perché ogni autore deve essere unico. Poi ci sta che uno parte all'inizio e si rifaccia ad altri autori per prendere spunto, ma fondamentalmente l'autore ricerca nel corso degli anni del lavoro scrittore, nella propria esperienza, una propria voce. Quando questa propria voce si fa sentire, si crea questa identità di autore e si riesce a donarla, a comunicarla al lettore, se l'autore e il lettore entrano in risonanza attraverso questo stile, questo mezzo di comunicazione, il modo in cui porta il messaggio, l'autore porta un messaggio attraverso il libro, che è intrattenimento ma è anche messaggio, questo lo dico sempre, lo fa in un certo modo. Quel modo in cui lo fa, il modo in cui porta il messaggio, è lo stile dell'autore. Nel momento in cui il lettore apprezza il modo di comunicare dell'autore, quel lettore e quell'autore vanno d'accordo, diciamo, e quindi è probabile che quel lettore andrà ad acquistare altri libri di quell'autore. Cioè,
Ciò non toglie, come quel discorso del genere, che se non mi piace qualcosa allora escludo a prescindere quella cosa, che se io dovessi leggere qualcosa di un autore, che poi dopo 3-4 libri leggo di quell'autore, ce n'è uno magari che non mi piace abbastanza, magari lì il problema può essere derivante non dallo stile, ma dal contenuto, da tanti altri fattori. Ma non è che vado a denigrare quell'autore, perché magari quel tipo di storia, di contenuto, non mi ha preso abbastanza, ma io so di amare quell'autore, perché quell'autore ha già dato e definito la propria identità e io ho già avuto modo di apprezzarlo. Si cerca un autore che è ancora più specifico del genere letterario. La cosa importante però è tastare anche altri terreni, secondo me. Se ti piace il fantasy, magari puoi andare già lì con l'aspettativa di trovare X cosa all'interno di un fantasy, ma non necessariamente debba leggere soltanto quella cosa di quell'autore singolo che mi è piaciuto. Posso anche spaziare e scoprire così altri autori, altre voci all'interno di un contesto che comunque a me è familiare e su cui io comunque ripongo fiducia. Altre volte capita di cercare un libro in grado di colmare dei vuoti che ha creato un altro libro. Capita che leggiamo quella storia tanto intensa da lasciarci quei buchi, allora ricerchiamo un altro libro quanto più simile possibile perché speriamo di colmare il buco lasciato da quella storia. Un buco che è emotivo magari, perché certe storie ci segnano e non se ne vanno, restano indelebili assieme al messaggio che portano. Perché io posso non dimenticare il messaggio, perché non lo dimentichi di un messaggio che ti è piaciuto, che ti è arrivato, ma posso scordarmi una storia e tenermi i messaggi. In alcuni casi ricordi storia e messaggio, ed è quando la storia ti arriva proprio dentro, arriva a toccare le tue corde più profonde del tuo essere, te le fa vibrare, e quando entrano in risonanza, quella storia entra a far parte di te. E per diverso tempo alcuni addirittura non leggono più, perché hanno bisogno di metabolizzare quella storia, la fine di quella storia, come se fosse la fine di una relazione, no? Quindi come se stessero vivendo un lutto. Altri invece colmano, proprio con una relazione che ho schiacciato, la fine di una lettura con un'altra lettura che possa essere simile. Quindi questa è un'altra casistica. Ma c'è una variabile. Questo è quanto più di scontato possa esserci, ma la variabile qual è? La copertina. Io posso entrare in libreria e una copertina può catturarmi in maniera molto più impattante rispetto a un'altra copertina, anche se quella copertina magari ha a che fare con un genere letterario completamente diverso, che non ho mai amato o letto. E a quel punto mai sono spronato a dare una seconda possibilità a quel genere o approcciare per la prima volta a quel genere. Ho noto una copertina che mi attira particolarmente nel reparto narrativo, non dice reparto narrativa. Posso aver letto una narrativa in passato, non mi è piaciuto, sì, e sono passato poi al fantasy al thriller, mi è piaciuto e ho continuato lì, ok. Posso aver letto fantasy thriller, sì, in passato, mi piace, continuo a leggerli, e non ho mai dato una possibilità a una narrativa? Quello potrebbe essere il caso in cui un lettore inizia a leggere anche narrativa. È il discorso copertina che ti attira. È qualcosa che non è che intrappola solo tizio X che entra in libreria, perché certe copertine, le copertine in generale, soprattutto dei grossi editori adesso, sono studiate affinché si rendano quanto più accattivanti possibili e quanto più forti e tenaci nella presa che hanno sul lettore, sul piano psicologico. Giocano molto sull'accostamento dei colori, perché dei colori suscitano emozioni invece di altri. È questo un discorso da fare che poi arriverebbe a sfociare anche nell'arteterapia, ma è un altro ambito. E quindi ci sono queste copertine che vengono studiate a tavolino, c'è cioè lo studio marketing che a volte sacrifica anche il contenuto del libro in relazione alla copertina, che non va più a mostrare qualcosa inerente al libro, ma qualcos'altro, come magari una sensazione o altro che è lontanamente ricollegabile a quel volume, solo perché devono giocare sulla psiche dell'altro, devono accalappiarsi il lettore, perché alla fine è questo di cui spesso ho parlato, il discorso di vendere libri e di sacrificare un po' l'arte affinché si possa vendere. È diventato ormai un business anche la letteratura, perché l'autore fa degli investimenti, vuole rientrare, e quindi c'è tutto uno studio che viene fatto sul prodotto finale, che viene offerto proprio come un prodotto cliente, e io devo rendere un prodotto accattivante per ottenermi il cliente. Se il cliente non è abituato a quel tipo di prodotto, devo cercare di renderglielo bello, infiocchettarglielo bello, in modo da proporlo anche al nuovo cliente e creare una nuova clientela. Quindi il cliente che entra e vi dà un certo genere di letterario, si trova questa copertina che dice oh bella, quasi quasi, eh. Poi leggo la sinossi magari mi convince, ecco qui, prendo il libro, ora che vada bene o vada male l'esperienza di lettura, comunque ho un libro venduto e poi c'è anche la possibilità che quel lettore approcci anche un nuovo genere letterario e non è qualcosa di male. Ci muoviamo per aspettative, per colmare un vuoto, una nostalgia o perché accalappiati da una manovra di marketing che è la copertina, che è la prima cosa che vediamo, no? L'informazione che riceviamo è quella visiva, la copertina. Per
che poi può trovare conferma quella sensazione di primo acchito nella sinossi, perché se quella sinossi ci piace, ok, se non ci piace dice vabbè sì, la copertina è bella, però sai, ho letto la sinossi e non mi convinceva così tanto. Queste possono essere le variabili. Seguite quello che vi piace, quello che vi attira, leggetevi le trame, vedete cosa vi appassiona di più e poi non pensate che quel libro arrivi quando tu decidi che questo libro possa arrivare, nel senso, c'è un libro che può non piacermi oggi, ma tra qualche anno magari può piacermi, perché quel libro è fatto per essere letto in un momento diverso della mia vita, semplicemente, no? A volte si entra in risonanza con cose, sinossi in questo caso, che si leggono in dei momenti specifici della vita e non in altri, perché noi siamo propensi a livello emotivo in modo differente a una storia piuttosto che all'altra. Come quando si legge una storia a 10 anni, a 30 anni, la storia se ci è piaciuta andiamo a rileggerla e quando rileggiamo con tanto tempo di distanza, una volta all'altra, i messaggi che vogliamo sono differenti perché cambia il nostro modo di vedere le cose. Stessa cosa quando scegliamo un libro, cambia il modo di pensare alla cosa, all'approccio a determinate cose e quindi ci troviamo qua a scegliere un libro sulla base di ciò che vediamo, ciò che siamo. Io spero di esservi stato utile quanto più possibile e fatemi sapere voi come scegliete il libro, se avete riferimenti che preferite rispetto ad altri e noi ci aggiorniamo al prossimo contenuto.